Ciao a tutti, oggi vi voglio fare un video per condividere con voi la gioia della mia stampante nuova. Ho preso l'artillery della Sidewinder 2, cioè la Sidewinder 2, spero di averlo detto bene, dell'artillery. Dopo tanti video è quella che mi ha convinto di più per la sua area di stampa, che è 30x30, e per avere l'estrusore direct line. E ho preso la Sidewinder 2 dell'artillery. Spero di averla detto bene, non so l'inglese. Premetto, io vengo da un altro tipo di stampante. Io usavo la Silhouette Cameo alta, cioè scusate, l'alta 3D, e aveva un modo di operare molto semplice, come anche il software era molto semplice. Io mi sono trovata con questo tipo di stampante che, insomma, oddio, mi sono detta: come farò? Sto imparando, è una parola grossa. Diciamo che sono riuscita a capirci qualcosa con il software. Infatti ho fatto alcuni cutter, ma principalmente è perché mi serve per questo, e sono riuscita a capire anche un po' il funzionamento di questa stampante, anche se purtroppo, perché dico purtroppo, ci sono state alcune persone che io, guardando su YouTube, appunto, mi volevo documentare per questa stampante, che non hanno detto realmente come andavano le cose, cioè tipo l'autolivellamento, il livellamento del piatto. Hanno fatto vedere le cose molto grandi linee, e queste persone sono persone che loro lo fanno, diciamo, come lavoro, fanno le recensioni e poi hanno un guadagno sulle vendite. Però in realtà, sì, loro pensano per loro, ma non per il cliente. Avere un cliente come me, che prima di comprarla mi sono cioè, ho pensato di documentarmi, che in realtà invece mi è servito solo per rovinare il piatto, perché io, ascoltando queste persone, ho fatto come dicevano e in realtà ho rovinato il piatto. Fino a che io non ho incontrato una persona, a parte che è molto disponibile, competente, e per lui, diciamo, se non fosse stato per lui, mi ha rimandato il piatto dell'artillery nuovo, anche se, tra virgolette, è stata colpa mia, perché non sono stata in grado di calibrarla bene. E devo dire che sarebbe da cambiare, ma non ho le competenze, anzi, per adesso, quindi intanto è lì. Ma ho fatto anche questo video per farvi vedere quello che ho comprato, ed è il tappetino magnetico flessibile. Poi vi metterò il link nell'info box dove l'ho comprato, sempre sotto consiglio di questo ragazzo bravissimo, e si chiama Davide Conca. Poi vi metto anche il link del suo canale e del suo gruppo, perché nel suo gruppo lui mette degli sconti sui materiali, sui filati o anche sulle macchine, è capitato. Quindi, se volete una persona qualificata, sto parlando nell'ambito della marca Artillery, non di altre marche, contattate lui e vedrete che vi troverete bene. Come ho fatto io, anche se dirò, diciamo, che lo scoccio sempre, e lui mi risponde e mi aiuta. Questo è il più importante, perché lui aiuta. Ora,
Io questo vi faccio, ho detto questo per chi come me è alle prime armi con questo tipo di stampante, di stare ben attenti a chi incontrate su YouTube, cioè a chi vi dice come deve andare o come deve essere fatte certe cose. Mi raccomando, vedete più video possibile, perché a volte purtroppo ci sono persone che pensano solo al guadagno. Non voglio fare nomi, perché non è giusto fare nomi, e ho fatto il nome solo di Davide perché ho piacere che se avete bisogno vi rivolgete a lui. Ora vi faccio vedere il tappetino, che è arrivato ben imballato così, e questo è il tappetino flessibile in pei, dietro a un adesivo che andrà attaccato al mio piano della stampante dell'Artillery. Vi faccio vedere la mia macchina, vedete? E se vedete il mio piatto, non so se si vede com'è tutto rovinato, a parte che è tutto scheggiato, tutto strisciato, e qui si è mangiato anche un po' di vetro. Quindi io andrò a mettere questo tappetino, poi farò una prova di come mi vanno le cose, e magari un giorno farò anche un video e vi farò vedere quello che sto creando. Per ora è tutto, io spero di essere stata chiara, di non aver offeso nessuno, perché non voglio offendere nessuno, però ho detto le cose come stanno, almeno a me è capitato così e mi dispiace. E come ho detto, metterò il link di Davide Conca nell'info box, sia del suo canale che del suo gruppo, e niente, ciao, alla prossima. Ciao!